Bene, allora io spero di essere stato chiaro, ricordo che comunque questo incontro è registrato e da domani verrà messo in linea, per cui chi desidera riapprofondire gli argomenti che abbiamo visto lo potrà fare. Ormai siamo quasi alla scadere del nostro incontro, darò solo un rapidissimo accenno al metodo vero e proprio degli elementi finiti. Lo riprenderemo in dettaglio negli incontri successivi, però credo sia utile già adesso gettare un ponte verso questo metodo che è quello più utilizzato perché il metodo che abbiamo visto prima, il metodo matriciale, purtroppo è limitato ad elementi lineari e quindi non, in analisi statica, per cui se già dovessimo fare delle dinamiche già diventa più complicato, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che dovremo poi comunque sempre parlare di metodo elementi finiti. Ho parlato di metodo matriciale perché i concetti base che sono espressi nel metodo matriciale sono gli stessi del metodo elementi finiti. Cos'è che cambia? Allora, cambia intanto il fatto che gli elementi sono molto più numerosi, non abbiamo solo un elemento lineare, ma abbiamo un elemento curvo, abbiamo un elemento molla, abbiamo in questo caso per esempio è una schematizzazione di un palo infisso in un terreno, quindi un elemento con molle elastiche addirittura di tipo non lineare. Abbiamo elementi che hanno un comportamento di tipo non lineare, per esempio elementi che sono attivi solo in compressione e quindi questi due piatti indicano che se l'elemento va in trazione questo annulla completamente la sua efficacia, o al contrario elementi che sono attivi solo in trazione, per cui quando vanno in compressione si scollega. Ancora di più sugli elementi di superficie, dove qui vediamo elementi di tipo membranale, piastre e gusci, la differenza tra questi tre è che in questo caso abbiamo sollecitazioni solo nel piano, questi sopporteranno solo sollecitazioni di flessione, questo è il caso più generico. Allora, vediamo in sintesi, ma veramente in estrema sintesi, le differenze. Beh, diciamo che alcuni particolari, apparentemente la logica è la stessa, ma in realtà è la stessa. In che cosa c'è somiglianza? Nel fatto che la logica di fondo è un sistema di equilibrio dei nodi. Questo deve essere estremamente chiaro ed è l'elemento fondante di tutto il calcolo elementi finiti. Ora, se noi andiamo a confrontare libri che trattano la teoria matriciale, in genere non superano le 20 pagine. Libri che trattano gli elementi finiti arrivano a 600, 800, alcuni superano le 1000 pagine. Qual è quindi questa enorme differenza? La differenza è esprimibile in due o tre punti che sono, se vogliamo, molto semplici, ma che poi, data appunto la complessità della realtà, diventano molto più articolati, cioè la costruzione della matrice globale, della matrice di rigidezza dei singoli elementi, qui l'abbiamo calcolata in modo estremamente semplice, sfruttando che cosa? Già una soluzione, perché se ci pensiamo, le formule della scienza delle costruzioni che ci hanno permesso la reazione di incastro perfetto presuppongono già una soluzione del problema, lo presuppongono per un'asta sola. Ora, se noi abbiamo un elemento finito curvo, non esiste nessuna tabella al mondo che ci dica quali sono le reazioni di incastro perfetto, perché se anche l'elemento finito è piccolo, a sua volta è comunque una struttura e quindi non ha una soluzione. Allora, la logica è quella, pur mantenendo, ripeto, questo concetto di equilibrio globale fatto sui nodi, di partire da una ipotesi, e cioè che la deformazione del singolo elemento sia approssimata, e cioè approssimata con funzioni che il progettista, in questo caso del software, ha definito e che ci permette di proseguire tutto il calcolo partendo appunto da queste ipotesi. Quindi dall'ipotizzare in realtà una cosa che dovrebbe già essere risultato, cioè la deformazione del singolo elemento. Ripeto, il fatto che l'elemento piccolo non vuol dire nulla, nel senso che comunque, se è piccolo, è comunque incognito altrettanto come lo è grande.
La differenza è che se è piccolo noi riusciamo a trovare una funzione di approssimazione ragionevole, se la struttura è molto grossa questa funzione avrebbe delle difficoltà di utilizzo impossibile, cioè sarebbe assolutamente impossibile, e quindi il senso di dividere l'elemento in piccoli elementi è perché pur approssimati ma riusciamo ancora a gestirli. Il resto è assolutamente identico, cioè individueremo gli elementi finiti, definiremo questa funzione, ma questo l'abbiamo fatto implicitamente anche nel calcolo matriciale, dicendo che questo si comportava come un elemento incastrato. E quindi abbiamo già in un qualche modo anticipato quello che invece è un risultato. Calcoleremo le reazioni, in questo caso di incastro perfetto, in questo caso in modo approssimato, ma sempre in funzione di questa ipotesi di deformazione. Costruiremo la matrice globale e questa è l'operazione assolutamente identica. Troveremo un sistema di equazioni che sarà risolto nello stesso modo. Sarà un pochettino più complicato calcolare deformazioni, sollecitazioni e tensioni, ma questo sarà di nuovo oggetto del prossimo incontro. Io per adesso vi ringrazio e sono disponibile per le vostre risposte, per la risposta alle vostre domande, scusate, e naturalmente potete scrivere se non riuscite o io non riuscirò a dare una risposta a tutti, e invito comunque a frequentare il nostro sito dove troverete sia il software che ha utilizzato Danilo Ricci per l'esempio, sia altri esempi che potranno esservi utili per chiarire quanto è stato illustrato oggi.